evento importante in occasione dei riti settennali 2024 con l'inaugurazione dell'area stampa. Sì, siamo ormai vicini al lunedì 19, quando avrà inizio la processione dei Rioni, e allora ci stiamo organizzando per dare alla stampa le informazioni il più possibile chiare, il più possibile sintetiche e il più possibile vere. Ecco perché abbiamo allestito un'area stampa formata prevalentemente da giovani che non solo danno ai giornalisti le informazioni necessarie, ma prendono anche appuntamenti per le interviste con le istituzioni, tipo il sindaco, il parroco e gli altri che sono alla base, quelli che costituiscono il comitato dei riti settennali. Riti di penitenza settennali 2024 sarà una cassa di risonanza internazionale, perché queste manifestazioni penitenziali in Europa sono sempre più rare. Non siamo rari, diciamo che siamo unici, perché è questo tipo di penitenza che si svolge a Guardia San Framondi, è una penitenza fatta sostanzialmente di fede, la fede che ci porta alla conversione del cuore che ci porta anche alla penitenza non soltanto corporale, attraverso quelli che si percuotono o si trafiggono con i battenti, per esempio, ma anche tutti i partecipanti, i ragazzi, i giovani, le ragazze che cantano, tutti quel giorno, in quella settimana, specialmente domenica, fanno penitenza, perché è la penitenza che ti porta ad incontrare di più il Signore, ad incontrare di più Maria, che ti porta poi a Cristo. Riti penitenziali settennali 2024, un onere importante. Sì, come ogni 7 anni questa è una situazione molto particolare per noi guardiesi, sentiamo veramente l'importanza e il richiamo in qualche modo dei riti e ci sentiamo anche da dentro di impegnarci attivamente affinché tutto vada liscio in qualche modo. Un segnale, un monito ai visitatori di questa importante manifestazione? Vi chiediamo di rispettare il più possibile il santuario e di calarvi nello spirito dei riti, perché è una cosa che bisogna vivere da dentro e soltanto affrontandolo senza barriere, senza alcun pregiudizio, si può capire la vera essenza dei riti. Inaugurazione dell'area stampa, la macchina organizzativa del Comune di Guardia è già partito, è un evento importantissimo di caratura internazionale che proietta Guardia su un palcoscenico importante. Insieme al sindaco, i punti salienti di questa macchina organizzativa e come comportarsi per l'evento principe del 25. Devo dire che il comportamento deve essere... Parto dall'ultima domanda, il comportamento che noi chiediamo è che sia un comportamento di forte rispetto verso i nostri riti. Il pellegrino, il curioso deve approntarsi in una modalità di grande correttezza, di grande rispetto. I figuranti, i battenti, i disciplinanti, tutti coloro che manifestano, che esercitano la propria nei ruoli che hanno questa processione, che sono parte di questa processione, devono essere visti come persone che in quel momento stanno esprimendo un profondo atto di fede che merita tanto tantissimo rispetto. Per quanto riguarda l'organizzazione, è chiaro che il Comune svilupperà le proprie attività in quella che è la parte logistica per quanto riguarda la presenza dei pellegrini e delle persone a guardia. Quindi un piano di sicurezza, voglio dire, che tiene conto delle decine di migliaia di persone che verranno, un piano traffico che terrà conto ovviamente considerando anche quella che è la
tipologia della nostra cittadina e quindi con varchi che si saranno posti sulle direttrici dei comuni limitrofi di accesso, con permessi specifici per quanto riguarda i figuranti e per quanto riguarda i componenti dei cori rionali che sono stati richiesti e che saranno forniti da parte dei comitati e da parte del parroco. Quindi noi stiamo sostenendo questa organizzazione, che è un'organizzazione posta in essere dalla parrocchia, dal parroco e insieme ai comitati, sperando di farla nel migliore dei modi, presentando Guardia come una cittadina meritevole di essere vissuta in questa settimana, ma ci auguriamo che le curiosità che possono far nascere nelle persone poi li porterà successivamente magari a trascorrere qualche giorno di più a Guardia e poterla vivere ancora in pieno nelle sue bellezze, nei suoi musei, nelle sue stradine e anche, perché no, nella sua enogastronomia, nei suoi prodotti gastronomici e nei suoi vini. Sindaco, lei ha ricordato nella conferenza stampa che questa non è una manifestazione folcloristica, è una manifestazione di fede. Sì, e lo ribadisco, nulla di folcloristico. A Guardia non si troverà una bancarella, non ci sarà una luminaria, a Guardia non ci sarà un concerto, a Guardia non ci sarà un evento di natura, inclusiva per popolare, assolutamente. I riti sono un profondo atto di fede, è un momento di penitenza per una conversione futura e mi piace ricordare anche le parole di Papa Francesco, è una pagina di teologia scritta sul corpo. Quindi questi sono i riti e Guardia vivrà questi riti nella intimità e nella consapevolezza di mantenere ferma una fede verso l'Assunta. Insieme alla Questura e alla Prefettura state lavorando alla Cremente. Quante presenze immaginate che possono giungere a Guardia? Allora, per quanto riguarda le presenze, ovviamente si comprenderà che c'è anche un work in progress, cioè arrivano richieste anche da parte di paesi lontani e quindi noi monitoreremo che ci saranno, io credo, almeno 40.000 presenze. Ovviamente la Questura, la Prefettura, le forze dell'ordine ci stanno sostenendo con il loro appunto, d'altra parte sono anche coloro che dovranno garantire la sicurezza, dovranno garantire l'ordine pubblico, quindi c'è un confronto quasi quotidiano di dati che ci scambiamo proprio per fare in modo che durante la settimana, in modo particolare la domenica, effettivamente si possa vivere una grande festa di fede senza incidenti, senza che nessuno abbia, a ricordare Guardia per altre motivazioni che non sia quella di aver assistito ad una processione bellissima, fatti di quadri di raffiguranti, di quadri viventi, di cori e di canzoncine che sono anche un aspetto da non trascurare all'interno dei riti e anche di questo abbraccio dell'Assunta con il popolo guardiese attraverso anche il rito del sangue che è quello dei battenti. Apertura dell'area stampa presso la Basilica qui a Guardia San Framondi, un lavoro importante e abbastanza gravoso. Vedo che insieme a te, Umberto, ci sono tanti giovani collaboratori. Sì, assolutamente, insieme a me ci sono Elda Maiorani, Maria Carmen Pigna, Michela Di Cosmo, Marilina Di Cosmo, Carmen Pigna, Luigi Maria Foschini, Giuseppe De Blasio, Luigi De Nicola e il coordinamento di tutto è Don Nicola Pigna, che ci permette di lavorare con tranquillità per dare l'immagine giusta, l'immagine corretta dei riti
a persone che magari si avvicinano per la prima volta a questa testimonianza di fede, a questo percorso che vedrà il suo culmine dopo 7 anni, settimana prossima, dal 19 al 26 con la settimana di penitenza, ma che appunto è un percorso di 7 anni che porta avanti la manifestazione, diciamo, questa manifestazione, questa testimonianza di fede nella settimana dei riti di penitenza. È una manifestazione di fede che non ruota solo intorno ai battenti, ma è l'assunta, la figura centrale di questi riti settennali. Assolutamente sì, è la Madonna Assunta è la figura centrale, non sono solo i battenti, come magari spesso e volentieri da immagine per lo più, ma anche da articoli di giornali vengono raffigurati questi riti. È una settimana in cui ogni figurante, ma ogni anche persona all'interno delle processioni fa penitenza, fa preghiera, chiede grazia, chiede perdono alla Madonna. E non è rappresentata appunto magari allo stesso modo, non sono assolutamente solo i battenti i riti di Guardia San Framondi. È una manifestazione pagana che parte lontana, indietro di secoli, e arriva nel 2024. In questo ponte temporale che cosa è cambiato? È cambiata la fede delle persone, il modo di trasmettere la fede delle persone. Se soprattutto nell'inizio del Novecento abbiamo avuto magari, e anche prima, una trasmissione per lo più a voce, diciamo, delle persone, con un paese molto vivo, con un paese che comunque era più chiuso rispetto all'aprirsi al mondo, come diceva prima nell'intervista il decano dei comitati rionali, appunto dagli anni 70, con l'apertura, diciamo, al mondo, alla possibilità di uscire dal paese, l'apertura del paese alle nuove sensibilità, è cambiato il modo di trasmettere una fede che ancora oggi è presente a Guardia e che richiama molti fedeli verso la Madonna, che è appunto il punto centrale di questi riti di penitenza. Con tutte le piattaforme del web, con l'evoluzione dei social e soprattutto con la globalizzazione dell'informazione, cosa vi aspettate per questa edizione 2024? È proprio questo lo scopo dell'aria stampa, dare un'informazione corretta. È chiaro che passare dal non avere visibilità mediatica o avere una minima visibilità sul nostro territorio alla globalizzazione, all'avvento dei social, all'avvento comunque di interesse anche da parte della televisione, l'aria stampa si pone come una visione corretta dei riti settennali, una visione appunto di persone che hanno vissuto i riti, che vivono Guardia e che possono comprendere sicuramente in maniera un pochino più profonda quali sono le motivazioni che le persone, il popolo di Guardia e non solo, ma della Valle Telesina ha per chiedere queste richieste di perdono, di grazia appunto alla Madonna, attraverso dei gesti che possono sembrare globalizzazione, appunto rende un veicolo per tutto il mondo, dei gesti che sono anacronistici con la storia, dei gesti che magari sembrano fuori dal tempo. Vivere Guardia, essere cittadini di Guardia o comunque della Valle Telesina magari, permette di una maggiore profondità di conoscenza di quelle che sono le ragioni di fondo, di fede soprattutto, per cui il popolo svolge questa manifestazione. E l'aria stampa si pone l'obiettivo di dare una comunicazione chiara, un indirizzo chiaro di quelli che sono i riti, senza dare una visione distorta che può capitare attraverso l'epoca dei social media e della comunicazione che viaggia velocissimo attraverso, proprio grazie alla globalizzazione. Riti settennali di penitenza in onore dell'Assunta dal 19 al 25 agosto qui a Guardia San Framondi in provincia di Benevento.